quindi così pieno, con tanta bella gente. Fatemi un bel applauso più forte perché non lo meritate. Siete bravissimi, bellissimi. Allora, siamo all'atto conclusivo delle Fevi Music Nights, che a dispetto del loro nome non sono state solamente delle nights, ma sono state delle giornate davvero intense, che sono cominciate venerdì con una grande serata di musica, di moda, di spettacolo, poi ieri una giornata intensa partita già al mattino con l'Accademia Ticinese di Musica, un bellissimo incontro con Mogol e poi una serata dedicata al binomio Mogol-Battisti. Stamattina mi hanno detto che c'è stato un brunch da favola, se ve lo siete persi peggio per voi, l'anno prossimo non perdetevelo. E adesso siamo qui per accogliere un grande protagonista della nuova canzone italiana. Dico della nuova canzone italiana perché l'artista è giovanissimo, eppure ha già una grandissima carriera alle spalle che l'ha messo in evidenza su più svariati palcoscenici. Ma prima di dare spazio alla musica, io volevo dare spazio e anche farvi fare un grandissimo applauso per il team di questo signore qua. Lui si chiama Antonio Silvestro ed è praticamente responsabile di Electronic Studio 84 e di Eden Studio, che hanno realizzato questa meravigliosa tre giorni. Attenzione, lui è qui, ma dietro le quinte ci sono un sacco di ragazzi, abbiamo quelli che lavorano dietro il palco, insomma sono un team fantastico che hanno realizzato questa meravigliosa tre giorni. Antonio, vuoi dire qualcosa? Dai. Innanzitutto un benvenuti, sarà uno spettacolo direi eccezionale, ma vorrei aggiungere una cosa: cuore di questa serata è sicuramente Electronic Studio, il team è Even Studio e c'è una persona che io vorrei ringraziare che è Fabiana. Fabiana, vieni sul suo palco, fatemi un applauso perché ed è una giovane brava a tutto quello che si può chiedere. E per Fabiana il team di Electronic e di Even Studio ha preparato anche un bellissimo omaggio. Stai qua, adesso non te ne vai via, perché adesso è il momento tanto atteso. Allora, lui ha cominciato a cantare da giovanissimo, a 8 anni, ha dichiarato ieri, ha cominciato a fare piano bar. Poi ha fatto tutta la gavetta all'interno dell'universo, chiamiamolo così, dei talent. E il suo talento in questo caso è venuto fuori in maniera prepotente. Poi è andato a Sanremo, ha sbancato anche il Festival di Sanremo e da qualche mese ha deciso di dare un'ennesima svolta a quella che è la sua già brillante carriera, decidendo di cambiare pelle, ovvero di sganciarsi dall'industria discografica e di diventare produttore, imprenditore di se stesso. Bene, accogliamolo con un grande applauso. Sono
Nascosto ad aspettare
passo dell'amore, il verde, la speranza di vederti tornare. Aria colorata, soffio di un sorriso in faccia, solo un po' affannata, e tendimi le maniche, le braccia le ho forti. Aiuta a vivere.